ragazzi, cazzo, andiamoci sotto con la parte 12 di The Amazing Spider-Man 2 su Xbox 360, che oggi sono gasato, voglia di giocare a Spider-Man, ragazzi. Quindi, buon video gameplay con la parte 12 di Spider-Man e ci sentiamo per i saluti finali come sempre. Ciao dal vostro Diablo, vai Watch Dog, Tales of Symphonia Chronicle, c'è tutto qui. Ciao ragazzi, a dopo. Vai ragazzi, parte 12 di Spider-Man. Ha perfettamente senso. Fisk diventa Kingpin eliminando tutti i rivali con la sua task force anticrimine. E il pubblico lo ringrazia. Poi compila qualche bella assegna e tutti si voltano dall'altra parte. Ma non è solo la task force. Anch'io ho eliminato i suoi nemici. E quello che mi ha indirizzato verso di loro è Kraven. Non gliela faccio passare. Mi servono più informazioni su Fisk. E ho un vecchio amico a cui posso chiederle. Ok, allora vediamo dove è l'entrata qui dell'appartamento. Eccoci qua, eccoci qua. Devo rendermi presentabile. Ragazzi, oggi ho voglia di giocare a Spider-Man. Vai. Wow, tutti sanno che Fisk è corrotto. Ma vuoi dirmi che si sta preparando a diventare il signore del crimine di New York? È quello che ho sentito. Sto lavorando con Whitney Cheng su un articolo e le servono prove. Tu sei la persona più vicina a Fisk. Non proprio. Non parla dei suoi affari. Però, da investitore, ho accesso ai movimenti finanziari della task force. Ok, è uscito uno degli indirizzi che mi hai dato. Grandi somme a un consulente della security. Fisk prende tutte le decisioni sul personale. È lui che ha assunto questo Kravinov. Ma fa figurare che sia la Oscorp a pagarlo. Vuole sbarazzarsi di me. Benvenuto nel club. Stai bene? Sì, è solo che mi sono fidato di chi non lo meritava. Avrei dovuto capirlo, ma dopo aver perso mio padre e lo zio Ben, io ho voluto crederci. Cercavi una figura paterna. So che effetto fa. Mio padre mi ha tagliato fuori dalla sua vita, tutto per salvare la sua. Ha finito col lasciarmi solo la malattia che lo ha ucciso. Harry, mi dispiace, ma che cos'è? È genetica, molto rara, degenerativa. Mio padre ha vissuto più a lungo spendendo una fortuna e cercando una cura. Io non ho tutto quel tempo. Deve esserci una speranza. Terapia genetica. Era il fulcro di tutte le ricerche di mio padre. È per quello che Norman ha cominciato a sperimentare con gli ibridi? Sì, credeva di poter ottenere la stessa resistenza che hanno gli animali in condizioni simili. I risultati migliori furono con gli studi sui ragni, insieme a tuo padre. Ma tuo padre è sparito, insieme al suo lavoro. La tua task force ha una corazza con inserti medici. Può aiutare? Non è una cura, ma può dare mobilità a quelli che non si possono muovere da soli. La task force mi ha permesso di migliorarla e di proteggerla dai criminali che volevano rubarla. Ma lavorare con Fisk è stato un errore. Lo sa che sei malato? L'ha scoperto. E ora aspetta solo che io muoia per prendere il controllo della Oscorp. Senti, Pete, io ci sono già passato. Quando le persone di cui ti fidi ti voltano le spalle, è il momento di affrontare da solo i tuoi problemi. Ma a volte
Ti serve aiuto. Harry, sai bene che farò quello che posso. Dimmi solo come... Spider-Man. Nessuno conosce l'origine dei suoi poteri. Ma a me sembra che sia l'unico risultato sano della genetica degli ibridi. Tu gli scatti delle foto. Devi avere un modo di raggiungerlo. Peter, mi serve il sangue di Spider-Man. Tutto mio? Gli serve il sangue di Spider-Man, Maremma Maiala. Aspetta. Esamina la zucca. È un po' zucca. Presto per Halloween, no? Ok, ragazzi, possiamo uscire qui. Vuole il sangue di Spider-Man, vado a farmi una flebo e mi tiro fuori un po' di sangue e poi glielo porto. Alla grande proprio, eh. Allora, sì, dai. Che con i caricamenti ci siamo, mezz'ora a caricamento, yeah! Così vai. Dai, su, dai, piano piano ce la faremo. Eh sì. Dai, si può fare, si può fare, ok. Ok, combatti il crimine a Manhattan. Allora, vediamo un attimo la mappa qui. Allora, dov'è questa missione da fare? Non c'è. Questo cos'è? Va bene, per tornare a casa. Ok, allora, visto che non c'è, sai che facciamo, ragazzi? Ci andiamo a fare questa. Eh sì. Le trova Diablo qui le missioni. Però prima... Potenziamo un po' il Spider-Man, il personaggio, no? Ci sono qui potenziamenti da fare, quindi... Allora, cosa possiamo comprare? Vai, forza, su! E voilà! Vai, anche questo! 6 e 3, 9, scopa, ragazzi! Ok, e ora... Sono finiti i soldi! Vai, ragazzi, facciamo qualche missione secondaria qui! Alla Spider Pork, vai Spidey. Devi volare, yeah. Su. Ci hanno segnalato. Eccoci qui, arrivati. Ho il ragno. Ti del male? No, dai, facciamocelo. Facciamocelo, Ela! Il culo è mio! Calma! Voglio aiutarlo. Senza dei test il mio sangue potrebbe peggiorare la situazione. Vai, Spidey, su! Quella maschera non mi fa paura. Dov'è l'ultimo? Dov'è? Ehi, dove sei? Mi piace buttare via tutti. La spazzatura. Le facce felici dei residenti che camminano tranquillamente per le strade ci ricordano perché lo chiamano l'amichevole Spider-Man di quartiere. Ragazzi, ma lì non possono scrivere al posto di Google Channel, Diablo Tex Channel. Cioè, non lo so io, guarda.
non c'è neanche più un rispetto, un po' di rispetto per un povero diavolo. Se il mio sangue potesse, dobbiamo ritornare in appartamento. Lo darei subito, ma ci vorrebbero tempo e ricerche per scoprirlo. E lui non vuole aspettare. Vai, su, sì, sì. Ah, un'altra lotta al crimine prima di andare. Dai, siamo di strada. Aspetta, la strada si è persa. Spider-Man, sono la tua fan numero uno. Ehi, dimmi, dimmi. Grandissima. Potrebbe esserci un fuoco. Eccoci qui, ragazzi, altri quattro stronzi. Ragazzi, eccolo! Eccolo! Lo fai apposta? Adesso sì che si ragiona. Cos'è? La macchina dei clown? Vai, vai, morite tutti. Ci sarà un motivo se mi trovano stupefacente? Eh sì. Rischio di ucciderlo. O di trasformarlo in un mostro come Cornus. E poi chissà chi potrebbe fare del male. O chi ucciderebbe. Sono quasi morto di noia. Ta-dan, ta-da, i residenti della zona hanno ringraziato Spider-Man per il suo servizio alla comunità. È uno di noi, hanno detto. Sì. Sì, è vero, sì. Sono uno di voi, volta yeah. Che mangio una marinara prima di mettere la maschera. Ora andiamo in missione, ragazzi, il punto arancione ci aspetta. Vai. Vai, mitico Spidey. Spidey! È lontano ancora l'appartamento qui, su. Arrivo, fenomeno. Voi due hanno in mente qualcosa. Arriva Brado. Questo costume mi facesse il culone, qualcuno... Ecco Bradenshi. Ho rinviato troppo a lungo. Devo andare da Harry e parlare con lui. Sei venuto. Grazie, pagherò qualunque cifra. Signor Osborne, un attimo. Ho parlato con gli scienziati, persone che conoscono la genetica. Non posso darle il mio sangue, è pericoloso. Pericoloso? Ma morirò senza. Non subito. C'è ancora tempo per fare ricerca. Ogni altro ibrido si è trasformato in un mostro. Non so cosa ho di diverso, io sto cercando di capirlo. Ho pagato una fortuna a tutti i luminari del settore per capirlo. Una fortuna! Non hanno le risposte. Quindi sono disposto a rischiare. Non parlo solo di lei. Lizard, gli altri ibridi fanno male alla gente. Vattene. Uccidono. Vattene e basta. Non posso darle il mio sangue. Avevo finché ragione. Non so che è sicuro. Non ho davvero prometto, nessuno. Lo scopro. Sono solo. Signor Osborne, io... No, vai via. Harry è veramente al limite. Avrei dovuto notarlo tempo fa, ma ero troppo impegnato a farmi fregare da Kraven. Non posso credere di esserci cascato. Ma perché avrebbe dovuto insegnarmi le sue tecniche di caccia per poi tradirmi? Dovrò chiederlo a lui di persona. Eh sì, dai, ora andiamo a chiedere tutto, dai. Su. Vieni qui, Kraven coglione. Va bene. Aspetta. Andiamo da Kraven e vediamo perché mi ha preso per il culo. Oh. Eccoci qua, caricamento pronto, su.
Kraven, facciamo due chiacchiere tra maestro e allievo. Parliamo dei nostri obiettivi, dei piani futuri e magari spiegami perché lavori per una gelatina umana. Non c'è nessuno, ma forse posso trovare qualche risposta. Cerca Kraven. Ecco, dov'è ora questo? Dai, facciamoci sto giro. Dai. Il codardo vabbè, non entrata, è entrata, non credo. Ho appena imparato dal migliore. Lui. Dai, da 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 da. Cosa facciamo? Su, da 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 da. Fenomeno! È tutto per me. Voleva uccidermi e impagliarmi come un trofeo. Per tutto questo tempo mi ha studiato, mi ha messo alla prova per capire i miei punti di forza e batterli. Oddio, il pericolo, il pericolo, il pericolo. Sei un falso, un vigliacco. È questa la tua idea di caccia, eh? Oh no, è solo il preludio. E questo è stronzo forte, ragazzi, è stronzo, ma... che facciamo qui? È Brado, Brado quasi a rispettare, su, su. Dai, dai, su, dai, con sti cazzo di caricamenti ogni volta, dai. Voglio giocare. Oh. Da 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 da, oggi canto. Ecco. Ah, bene. L'antidoto che ti ho dato dovrebbe contrastare il tranquillante. Ti voglio al massimo delle tue forze. Smettila di fingerti re Artù. Parli tanto di onore e mi hai mentito. Mi hai tradito per Kingpin e il suo denaro. Quello è stato un caso, non ti ho tradito. Ti ho insegnato tutto ciò che sapevo, non solo per farti eliminare i rivali di Kingpin, ma anche per renderti l'avversario più degno, l'avversario che potevi diventare, la mia più grande preda. Ora sei pronto. E adesso... vedremo chi è il cacciatore e chi è la preda. Quindi mi hai usato per... Ok, stronzone. A casa di... mi hai impedito di parlare con... casa di è stato per poco. Aia. Incertezza. Ma è poco più che una bestia. Sarà dura vederlo in mezzo agli altri, ma ci devo provare. Non sei divertente. Eccolo qui, eccolo qui. Dicono che i cattivi non sanno... quello vero dov'è, ragazzi? Non cadrò in un'imboscata tra gli alberi. Sento odore di paura. Volevi che guardassi casa di... mentre uccideva quel ragazzo. Perché? Per farmelo uccidere? Per farmi sentire in colpa? Perché sei un pazzoide? Vai. Per vedere quanto potevi essere forte. Per capire se eri in grado di versare del sangue. Lo ammetto. Mi hai deluso. Inizio a pensare... aspetto ancora una spiegazione per il tuo baffo. Impossibile. Ti ho studiato. Non sei capace di infuriarti così. Ti manca l'istinto omicida. Io sono Brado, tu non lo sai, ragazzo. Ando come un ubriacone. Ti ho creato. Vieni a prendermi. Non ho padroni. Non ho padroni. Mi arrabbio come te. Anch'io voglio fare del male ai miei nemici. La differenza è che so che è sbagliato. Dai.
Mi devo curare, no, mi devo curare. No, dai, questi mi ammazzano. Ne sono troppi. Curati, Brado. Devo trovarlo prima che scatti una trappola. Non c'è via di fuga. Oh, ora sì. Brado, sei curato. Yeah. E adesso sono cazzi tuoi. Il numero Spider-Man non ripete. Anche la canzone gli faccio, ragazzi. Contro un solo uomo. Brancoli nel buio. Dai, che ti è rimasto poco. Dura vederlo in mezzo agli alberi, ma ci devo provare. Non sei divertente. Eccolo là, eccolo là. È ripetitivo per fare questo mostro, però la tecnica è questa. Non facciamoci del male. No, dai, facciamocelo. E si fa così. Cecilia, all'ultimo sangue. No, io non faccio così. Sì. Nessuno muore. Vai, 30 G sbloccati. Ti prego, uccidimi. Preferisco la morte alla sconfitta. La morte non è una sconfitta? Vuoi tornare a tormentarmi come Kraven Zombie o qualcosa del genere? Comunque, ho vinto io, quindi decido io. Quali sono le tue condizioni? Hai qualche rotella fuori posto, Kraven. Ma hai sempre avuto il tuo folle codice d'onore. Quindi mi dirai come arrivare a Kingpin. Voglio la verità. Tutto quello che sai. Molto bene. Ti sei meritato questo diritto. Chiedi e io risponderò. Un uccellino mi ha detto che Kingpin sperimenta sui detenuti del Ravencroft. Come? L'istituzione ha perso tutti i fondi governativi. Ha bisogno di finanziatori privati. E Fisk è il più importante, ora che Norman Osborn è morto. E gli permettono di sperimentare sui detenuti come una specie di dottor Chichenstein? Lo incoraggiano. Vedono i detenuti come merce irrecuperabile, utili solamente come cavie. Ti conosco. So bene che ti guardi sempre in giro. Non ti sfugge niente. Sì, è vero. Ho incontrato Fisk nel suo palazzo. Ho preso nota di tutto, delle telecamere, delle armi, dei punti di accesso. Ha un sistema di sicurezza Telec 4566 e io conosco la password. Molto bene, ti metto un più sul registro. Fammi una mappa e falla dettagliata. Con le mie informazioni riuscirai a entrare nell'edificio. Ma dovrai comunque affrontare Fisk in persona. Lo distrarrò con dei dolcetti. Ecco perché perderai. Tu lo sottovaluti. Quell'uomo ha lottato per la vita sin dall'infanzia. Basterà un solo momento di debolezza e lui lo userà per ucciderti. L'istinto da killer, eh? A te non è servito. Non so se i poliziotti riusciranno ad arrestarti, ma anche se non fosse, ti conviene tornare in Russia. Fisk non è gentile come me. Ok, ragazzi, ok. Allora, la parte 12 di Spider-Man si conclude qui. Scusate che stava squillando il telefono di casa e magari si sente in sottofondo dopo. Vabbè. Quindi, ragazzi, parte 12 conclusa. Un saluto al vostro Diabodex. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, allora spero che vi sia piaciuta la parte 12 di The Amazing Spider-Man 2 su Xbox 360. E a questo punto passiamo ai saluti finali. Salutiamo Chris Devil, che allora, Checco SKZ, Puccio 99, Nunzio Catania,
E poi chi c'è? Riccardo Ragno, che giustamente a Spider-Man Riccardo Ragno mi ha salutato, ragazzi. Poi c'è. Chi c'è poi? Lino Dagos, eccolo qui, Fabbo Channel, Nova Papa, i racconti della cripta. Poi passiamo l'angolo di Dario, l'angolo degli Yu-Gi-Oh! Flavius Moisei, Gianluca Sturla, Davide Schiavone, la Maremma Maiala e Sbrodolina Bollicina, che vi devo dire più, ragazzi? Allora, e oggi sono felice perché allora adesso ho finito di registrare la parte 12 di Amazing Spider-Man. E tra poco registrerò l'unboxing del Wii U con Mario Cartotto. Silenzio, ragazzi, cercherò di farlo arrivare. Allora, quindi, parte 12 di Amazing Spider-Man conclusa. E ci sentiamo per i prossimi, vediamo per i prossimi video gameplay. Ciao a tutti, ragazzacci, dal vostro Diablotex. Ciao Lamu, ciao Lady Oscar e anche Tales of Symphonia, ragazzi. Ciao.